Fratellino mio, lo so, ci dobbiamo dare forza, tanto coraggio, però una missione di un angelo ci ha consigliata a tutte e due. Attore. Carmine Zollo aveva un volto cinematografico, uno di quei personaggi che ritroviamo all'interno dei film di Bud Spencer e Terence Hill, quei personaggi indelebili che non si dimenticano mai. Aveva un grande cuore, era una brava persona e per questo suo saper vivere è riuscito poi a partecipare a grandi produzioni cinematografiche. Lui aveva nel DNA l'abilità dell'attore, era un attore nato, e così è anche suo figlio Marcos, che ha riscosso notevoli successi ultimamente con i suoi cortometraggi. Carmine è venuto prematuramente a mancare qualche anno fa, io fui uno dei primi a sapere della sua scomparsa perché suo figlio Marco mi contattò alle 22 per dirmi: guarda papà, non c'è più. E io pensai: abbiamo perso un grande personaggio della nostra provincia, della provincia di Avellino. Io vorrei ricordare così Carmine Zollo, un grande pugile, un grande attore, un grande amico. Salve, sono Amelia. Devo dire la verità, conoscevo Carmine Zollo, papà di Marco, da una vita, una persona a modo, una persona di un gran cuore. Devo dire la verità, abbiamo fatto parecchie cose insieme e ci siamo divertiti da morire.